Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi scopriamo insieme la nuova BMW M4. Questi reni hanno l'aria di essere mastodontici in foto e lo sono anche dal vivo. Siamo arrivati alla sesta generazione e questa probabilmente è quella che ha fatto discutere più di tutti finora. E il motivo è semplice. Quando è stata presentata tutti hanno detto: ma che diavolo è questo muso? Qui BMW con la nuova generazione di M4 ha voluto esagerare creando due reni giganteschi, un tributo al design delle BMW del passato. Non appena vidi la prima foto della nuova M4 la mia reazione fu: ma qual è il muso di papà Castoro? Questa è la prima M4 che vedo su strada e ragazzi, credetemi, rispetto a vederla in foto o in un salone, su strada ha un impatto diverso. Secondo me, tanti che la criticano, con il tempo riusciranno a farsi piacere questo muso. Anche se, ovviamente, arrivando da una BMW M3 92, per me il linguaggio stilistico di Chris Bangle, quello non si batte. Su strada è difficile passare inosservati, non solo per la colorazione San Paolo Yellow, che a me piace veramente tanto, ma guardatela, ha l'aria piuttosto minacciosa, imponente. Rispetto alla vecchia generazione, cioè l'M4 F82, questa G82 è cresciuta veramente tanto, ben 12 cm più lunga e 2 cm più larga. Ragazzi, guardate questo posteriore, a me fa impazzire, è la mia parte preferita della G82. Guardate anche qui questo estrattore tutto in carbonio con 4 mega cannoni. Anche qui abbiamo un piccolo spoilerino in carbonio e ovviamente non può mancare anche il tetto interamente in carbonio. Molto bello questo cerchio forgiato da 19 pollici, anche la gommatura è cresciuta perché qui troviamo da 2,75 mentre sulla vecchia generazione trovavamo 2,55 e 2,65 sulla Competition. Mastodontico anche questo impianto frenante in carboceramica optional con dischi da 400 mm sull'anteriore, mentre sul posteriore troviamo una gomma da 2,85, cerchio da 20 pollici e dischi sempre carboceramici da 380 mm. E adesso ragazzi diamo un'occhiata al vano motore. Quello che vedete ragazzi è l'S58, un 3 litri biturbo, rigorosamente 6 cilindri in linea. Nella versione Competition sviluppa 510 cavalli e ben 650 Nm di coppia. Per rendere l'anteriore più incisivo affilato possiamo vedere queste due grosse barre d'uomini. Un vero peccato perché sulla vecchia generazione, aprendo il vano motore, potevamo vedere subito una grossa barra d'uomini interamente in carbonio. Diciamo che almeno sulla Competition potevano metterla. In ogni caso è lodevole da parte di BMW aver mantenuto la tradizione del 6 cilindri in linea, cosa non scontata di questi tempi, perché basti pensare a Mercedes, il quale ha annunciato che la Mercedes C63, cioè la sua diretta rivale, la prossima generazione darà addio al motore V8 facendo spazio ad un motore 4 cilindri turbo combinato con un motore elettrico. A me questa cosa ragazzi mette un po' di tristezza. E adesso ragazzi sto congelando, quindi entriamo nell'abitacolo e diamo uno sguardo agli interni. Beh, prima cosa che colpisce subito all'occhio è la configurazione, veramente impegnativa. Qui possiamo trovare un sacco di pelle nera abbinata a pelle colore jasmarina blu con Alcantara Sao Paulo Yellow, cioè stesso colore degli esterni, e cucitura a contrasto sempre in Sao Paulo Yellow. Ovviamente carbonio a non finire. Volevo farvi vedere prima l'abitabilità dei sedili posteriori, perché la macchina essendo più lunga direte c'è più spazio. Come potete vedere lo spazio per le gambe c'era in abbondanza, il sedile è regolato per la mia posizione di guida, sono 1,74, quindi dietro lo spazio c'è. Il problema è con la testa, perché io non sono alto, non sono un giocatore di basket, stando seduto così normalmente la mia testa tocca col tetto. Avendo un taglio così basso in realtà dietro l'abitabilità è un pochino scomoda. E adesso ragazzi saliamo sul lato guida, questi sedili sono veramente una figata pazzesca. Qualitativamente parlando, secondo me BMW ha fatto un lavoro pazzesco su questa macchina. Possiamo vedere tantissima qualità, sia costruttiva che nei materiali. Ovviamente qui c'è carbonio a non finire.
Come potete vedere, la macchina deve in prova a cambio al volante. Non troviamo più il DKG, ma lo ZF a 8 rapporti. Amanti del terzo pedale, non disperatevi perché è disponibile anche col cambio manuale a 6 rapporti, ma solamente sulla BMW M4. Competition si può avere solo con le palette, che a proposito sono anche queste in carbonio, e mi piace il fatto che finalmente hanno messo delle palette di una grandezza adeguata. Parliamo brevemente di prezzi, perché BMW M4 parte da 95.000 euro, mentre se si vuole la Competition il prezzo parte da 100.000 euro. Vederla così come allestita si può spendere tranquillamente 120-130.000 euro. E adesso ragazzi, accendiamo il motore, facciamo due sgasate e iniziamo il test drive. Ogni generazione di M è davvero unica e speciale. Basti pensare alla purezza delle 30, dove tutto ebbe inizio. Poi seguì le 36 con il suo meraviglioso telaio, per non parlare del 6 cilindri linea aspirato delle 46. E poi ovviamente come non dimenticare quel rabbioso e brutale vuoto aspirato delle 92. E poi seguì la prima generazione col motore turbo, piuttosto brutale secondo me. E la G82? Beh ragazzi, questa secondo me è semplicemente devastante. Secondo me con questa generazione BMW ha alzato notevolmente l'asticella, esagerando un po' in tutto: le performance, la potenza, le dimensioni e anche il peso. Quindi mi chiedo, com'è da guidare questa nuova M4? Ce l'ha la vera anima ed essenza M? Beh ragazzi, la strada merita, quindi scopriamolo. In questo momento sto guidando col mio primo settaggio personalizzato. Quello che mi piace di questa macchina è che attraverso questi due bottoni rossi che vedete sul volante, che sembrano i bottoni di un caccia militare pronto a sparare dei missili, con questi bottoni potete preimpostarvi dei settaggi personalizzati che potete premere rapidamente sul volante. Quindi nel mio settaggio M1 ho optato per una impostazione di guida sportiva ma non troppo estrema. Infatti qui troviamo la mappatura del motore in sport. Per la velocità di cambiata ho voluto mettere la più rapida possibile. L'assetto in sport, quindi non l'ho voluto troppo rigido. Per lo sterzo ho messo il settaggio più spinto possibile. Qui possiamo cambiare anche la risposta del pedale del freno. In questo momento l'ho lasciata in comfort, il quale mi permette di avere una presa mordente iniziale piuttosto morbida. Mentre per quanto riguarda l'elettronica l'ho parzialmente disattivata. Invece una cosa che mi piace è che se decido di disattivare completamente il DSC, abbiamo l'AM Traction Control. Qui abbiamo 10 settaggi differenti del controllo di trazione. Ed è una figata, perché ciò ti permette di andare a settare ogni parametro con cura in base alle tue esigenze, stile di guida e capacità di guida. Perché credetemi ragazzi, questa macchina è veramente performante. Se staccate tutto, non perdona. È un attimo, tarla di traverso ovviamente, bisogna avere anche le capacità per mantenere la sbandata. Come vi ho detto poco fa, sì, BMW secondo me con questa generazione ha esagerato anche con il peso, perché questa generazione, se la paragoniamo a quella precedente, cioè l'F82, in configurazione DKG Competition, questa macchina è ben 185 kg più pesante. Ciò significa che il peso secco dichiarato è di 1725 kg. Non è proprio un peso piuma. E come si traduce tutto questo peso in una strada misto veloce? Non si può negare che qui si muove piuttosto egregiamente. E uscire da queste curve, affondi sul pedale del gas, mamma mia, questo S58 è veramente brutale. BMW dichiara lo 0 a 100 in 3 secondi 9, mentre la velocità massima è limitata a 250 km/h. Se invece optate per l'M Drivers Package, la velocità massima si alza a 290 km/h. Però posso garantire che a gas spalancato arrivate a vedere sul contachilometri 2,97. Beh, così ho sentito dire, eh.
Inoltre con l'M Drivers Package è incluso anche un corso di guida BMW in pista che io vi consiglio vivamente, perché questa è una macchina tutta da scoprire e da imparare, perché se non siete abituati con la trazione posteriore, con le potenze così esagerate, bisogna prestare molta attenzione. Però non appena entrate in confidenza e capite come lavora tutta la meccanica nel complesso, credetemi che il sorriso ce l'avete sempre stampato sulla faccia. È un motore veramente brutale, il limitatore ha posto 7200 giri e credetemi che al limitatore ci arriva piuttosto in fretta. Una cosa che ha fatto discutere tanto i puristi, ovviamente non è solo il frontale, ma meccanicamente parlando, è l'adozione del cambio ZF. Quindi qui infatti non troviamo più il DKG, doppia frizione, qui troviamo il convertitore di coppia. Secondo me è un cambio brillante, se lo tieni nella cambiata più lenta è morbido, tranquillo, mentre se imposti la cambiata veloce risulta essere piuttosto rapido e fulmineo. Anche se secondo me, per quanto riguarda sensazioni e brutalità, il DKG aveva qualcosina in più. I controlli non sono completamente spenti, eppure qui iniziamo a sentire che la macchina inizia a fare un po' fatica a scaricare tutti questi 510 cavalli. Spettacolari, li apprezzerete veramente tanto se passate tutti i weekend in pista o su strade così. Forse per una guida di tutti i giorni risultano essere un pochino scomodi. Inoltre, optando per questi sedili insieme all'impianto frenato in carboceramica, almeno andrete a limare qualche chiletto. Stiamo parlando di 25 kg. Beh, meglio di niente. Adesso ragazzi, come potete vedere, più ci alziamo di quota, più la strada inizia a essere bagnata, con le temperature basse, neve ai lati. Quindi passiamo al settaggio M2, questo è il settaggio veramente sportivo ed estremo. Non solo, cambiamo anche la grafica dello schermo, perché se la mettiamo in sport abbiamo una grafica più pulita che ci permette di focalizzarci al meglio solamente sui giri motore e la velocità. Se invece teniamo premuto e mettiamo la grafica track, quindi pista, se abbiamo la radio accesa, la musica accesa, si spegne automaticamente, così come l'infotainment. Qui davanti possiamo vedere un sacco di parametri utili, come ad esempio tutti i settaggi che abbiamo selezionato, la temperatura delle gomme e la pressione. Spettacolo! In questo settaggio ho tutta l'elettronica spenta, mappatura del motore più aggressiva, così come la risposta del pedale del freno. Settaggio è veramente incazzata, però se c'è una cosa che mi piace veramente di questa macchina è che pur guidando con tutta l'elettronica disinserita rispetto alla generazione precedente che aveva anche dei cavalli in meno, questa secondo me in queste condizioni di strada scivolosa si riesce a guidare molto ma molto meglio. Anche quando parti di traverso, avere quei chili in più, così come un passo più lungo, ti permette di riuscire a gestire molto bene la sbandata. Io l'ho sempre detto, a me la generazione F82 non mi ha mai fatto impazzire per quanto riguarda la guida, perché se tieni i controlli accesi senti l'elettronica che taglia continuamente, invece se li spegni sei sempre di traverso, non c'è quella via di mezzo. E poi mi piace anche il fatto che qui se spengo tutto poi posso avere 10 settaggi diversi del controllo di trazione. Traverso è una figata pazzesca. Una cosa che non si può fare a meno di sentire seduti nell'abitacolo, ovviamente questo suono enfatizzato delle 6 cilindrelline, perché sì ragazzi, si sente che il suono un po' viene riprodotto artificialmente attraverso le casse, perché purtroppo oggi se si vogliono creare vetture sportive ci sono tante restrizioni, filtri da dover applicare, anche se devo dire che dall'esterno in realtà il sound si riesce a sentire. Diciamo che scollegando il filo giusto e montando uno scarico dritto si risolve il problema. Sto ancora guidando con i controlli spenti e da veramente tanta confidenza guidarla con tutto staccato, perché è un telaio che ti permette di
adottare questo stile di guida, guidare anche in modo sporco, sentire il posteriore che parte, lo senti subito attraverso il volante. Quando la macchina parte è proprio un attimo, controsterzare e rimetterla dritta. E poi mi piace anche il muso, perché avendo anche maggiorato la gommatura barra duomi negli inserimenti, pur essendo una macchina grossa, comunque non proprio un peso piuma, si muove bene. Ovvio, mi sarebbe piaciuto avere quei 200 kg in meno, però in una strada così è una macchina che regala veramente tante soddisfazioni, e credetemi, viaggia veramente forte. Sarebbe piaciuto avere un po' più di risposta nell'erogazione sotto i 3000 giri, perché sotto i 3000 si sente che il motore ha bisogno di un attimino per caricare le turbine e farti sentire tutta quella coppia pazzesca. Poi vi ricordo che in questo momento sto guidando con delle gomme estive, e una novità molto importante che è stata introdotta in questa generazione di M è il sistema MX Drive. Quindi infatti questa è la prima M3 M4 della storia ad essere disponibile anche con la trazione integrale disinseribile. Ho già provato quel sistema sull'attuale M5 e mi piace veramente tanto, perché quando la tieni in modalità integrale la macchina è piantata a terra, massima trazione, massima accelerazione. La metti in modalità posteriore e sei sempre di traverso. Questo sistema non è ancora disponibile, sarà ordinabile l'M3 M4 X-Drive nel corso di quest'estate. Non ho avuto modo di provare questa macchina con l'impianto in acciaio, però devo dirvi che questi carboceramici fanno un ottimo lavoro. La macchina non è proprio leggerissima, i cavalli da scaricare sono tanti, quindi ottimo avere un impianto frenante così potente e vigoroso. Che è una cosa inutile quanto divertente. Sostanzialmente, quando volete cimentarvi in qualche sbandata, in qualche traverso, il computer vi assegna un punteggio per il traverso e vi fa vedere anche l'angolo di sterzata, per quanto avete driftato e il vostro punteggio. Quindi possiamo considerarla una scusante se vi fermano per strada. Scusa gente, che volevo 4,5 stelle, volevo arrivare almeno a 5. Ragazzi, voi lo sapete, io provengo da una M392, quindi so benissimo che cosa significa il piacere di guida che ti può suscitare una M. E parlando in questi giorni con tanti miei amici appassionati di BMW, quando gli descrivo questa macchina, tutti mi dicevano: cacchio Marco, ti sento piuttosto entusiasta e coinvolto nella prova di questa macchina. Ragazzi, credetemi che al volante di questa il piacere di guida non manca. Secondo me questa macchina ha veramente l'anima e l'essenza della M, ed è una cosa che non dobbiamo dare per scontato di questi tempi, dato che ormai downsizing, filtri, elettronica la fanno da padrone. Più andiamo avanti e più la vedo buia per noi appassionati, e per me questo prodotto, questa generazione di M, soddisfa le aspettative dell'appassionato di questo marchio e della guida sportiva. Quindi ragazzi, per me questa nuova generazione di M4 è promossa. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao.